Già si vede qualcosa. La partenza con Lilli degli Ulivi e Nancy Strebbe che potrebbe andarci per prima. Questo è quello che si vedeva. Vediamo la scelta di Battistini. Lilli degli Ulivi al comando. Nancy Strebbe che adesso affianca Lilli degli Ulivi. Dopo i primi 200 metri veloci, Nancy Strebbe va a insistere su Lilli degli Ulivi. Poi Oliver, mentre è partito bene Northbound, penultima. La Vida Loca, i primi 400 di gara con Nancy Strebbe che li percorre in 26.7. René Legati ha preso la posizione migliore possibile con Nancy Strebbe al comando, anche perché tra sé e Oliver c'è Lilli degli Ulivi, mentre la Vida Loca è partita in mano. E così i primi 600 in 42.2 sono comunque buoni per Nancy Strebbe, che adesso cerca di rifiatare mentre sposta la Vida Loca dalle retrovie, che è la prima ad andare scoperta quando i cavalli percorrono il primo mezzo miglio con un rallentamento. Si passa comunque in 57.7, mezza ruota per Oliver. La Vida Loca però insiste e cerca di recuperare andando al sediolo di Battistini con Lilli degli Ulivi. Oliver voleva la schiena e se la prende facilmente dopo il primo chilometro in 1.13.1. Adesso la Vida Loca va a insistere su Nancy Strebbe. Lilli degli Ulivi carica in mano lì sotto. Oliver cerca di andare più completamente in schiena alla Vida Loca quando i cavalli attaccano l'ultima curva con un parziale in 14.2. Nancy Strebbe, la Vida Loca, Nancy che comanda, la Vida Loca comunque sempre lì, grintosa all'esterno e anche con l'impressione ottica migliore. Lilli degli Ulivi adesso è richiesta. Oliver si scompone d'andatura sul tentativo di tenere il ritmo quando si esce dall'ultima curva. 14.1, 28.3 intermedio e la Vida Loca comunque ancora del gas. La Vida Loca che sta passando, la Vida Loca che va a vincere da cavalla superiore su Nancy Strebbe e poi Osmar Rossi. 28.4 anche a chiudere, 14.3 fa 20. Fa un bel 42.5 per gli ultimi 600 metri all'assalto, vittoria da cavalla in grandissima salute e per Davide Di Stefano torna il sorriso al... E allora vince la Vida Loca.